Streetbit 1.0 racconta la tua città digitale. È un laboratorio tecnologico extracurricolare appartenente alla linea B2, ambito 9 del progetto Tutti a Iscola, della Regione Sardegna in collaborazione con il CRS4 e Sardegna Ricerche. Il laboratorio è finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa negli istituti sardi e alla lotta alla dispersione scolastica. Il focus principale in questo progetto svolto all'Istituto di Istruzione Superiore Bacaretta Azeni con indirizzo geometri sono le competenze digitali e l'analisi urbanistica. Noi alunni siamo stati guidati dall'esperto ingegnere audio-video in un percorso didattico innovativo. Abbiamo svolto esercizi pratici propedeutici finalizzati all'acquisizione delle competenze digitali necessarie per la creazione di contenuti tramite l'utilizzo di programmi di grafica, telecamere e editing video, strumenti musicali e piattaforme per la costruzione di brani musicali e suoni per accompagnare le immagini. Successivamente, insieme all'esperto architetto, abbiamo affrontato un'attenta analisi del contesto urbano di appartenenza dell'istituto, del quale sono state messe in luce le criticità e le problematiche, così come anche le eccellenze e gli elementi positivi caratterizzanti del quartiere. Sono stati quindi individuati 7 hotspot importanti da un punto di vista socioculturale e 2 ampie aree di vuoti urbani. Abbiamo riportato tutta la nostra analisi su una mappa digitale online grazie al tool web Google My Maps. La classe ha scelto di raccontare la città digitale mettendo in campo le proprie competenze di base inerenti alla progettazione e al disegno CAD, unite alle nuove possibilità grafiche e video messe a disposizione dai tutors tecnologici. Ci siamo quindi divisi in diversi team di lavoro e abbiamo progettato il recupero e la riqualificazione di 2 grandi aree adiacenti alla nostra scuola, immaginando il sorgere di servizi innovativi per la città di Cagliari. Dopo alcune riflessioni, quelli che prima erano spazi destinati all'abbandono o alla privatizzazione sono stati ripensati come luoghi della collettività e socialità. Il filo che ha condotto la progettazione si è basato sugli elementi già presenti sul territorio, le aree verdi ed i murales della street art. Questi elementi metteranno in comunicazione le nuove destinazioni d'uso, pensate per rispondere alle diverse esigenze di quartiere, così da poter essere restituite agli abitanti e allo stesso tempo preservati e valorizzati dagli stessi. Per l'area 1 si è sviluppato un progetto partendo dal recupero degli edifici già esistenti ma abbandonati e si è ipotizzata la realizzazione di un Creative Lab, uno spazio dedicato alla cultura, alla creatività, allo svago e all'intrattenimento. Per gli spazi interni agli edifici si è ipotizzata la creazione di skate park, parkour, sala prove pubblica e piccolo auditorium, biblioteca, bookshop, area expo per showroom e area co-working. Mentre per lo spazio esterno si è previsto area lettura all'aperto, cinema e teatro all'aperto, superficie rimovibile per street art, climbing, area svago all'aperto. Thank you.
Per l'area 2 si è pensato invece ad un impianto sportivo completo di minigolf, attrezzature sportive per attività a corpo libero, running, pista ciclabile, bocciodromo, tennis e paddle. Insieme alla tutor esperta di comunicazione digitale e nuovi media abbiamo realizzato la pagina web del nostro progetto che, abbinata a parecchi materiali audiovisivi, avrà il compito di diffondere e divulgare la nostra idea di Smart City agli abitanti della città. Infine, durante il modulo didattico conclusivo, sono stati realizzati dei device fisici attraverso la tecnologia QR Code, con l'intenzione di rendere fruibile per tutti la nostra idea e di creare un percorso digitale tra i punti focali del quartiere, svolgendo un servizio di approfondimento relativo all'area analizzata e al territorio. Noi ragazzi, accompagnati dai tutor, siamo usciti all'esterno per collocare i codici e abbiamo raccolto le impressioni della popolazione riguardo la nostra proposta. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi invitiamo a visitare il sito. Ciao, sono Martina e sono dell'Istituto Bacaredda. Vorrei farti due domande. Allora, sai che cos'è un QR code? Sì. Sì? Sì. Sì? Sì. Sì, sì. Noi abbiamo fatto un progetto sul quartiere dell'Istituto Bacaredda e abbiamo realizzato un sito sul progetto. Questi sono i QR code. Ora te li faccio provare e tu mi dirai cosa ne pensi. Cosa ne pensi di questo progetto? Allora, per essere un progetto fatto da degli studenti, direi che è parecchio interessante, innovativo e complimenti. Veramente molto bello. Grazie, ascolta, una valutazione da 1 a 10? 8,5, 9. Penso che sia un progetto molto utile e bello anche per tutto il quartiere. Una valutazione da 1 a 10? 10. Secondo me è molto utile anche appunto per potersi muovere nella città avendo più conoscenze di quello che si sta affrontando. Valutazione da 1 a 10? 10. Allora, lo trovo molto interessante e molto utile sia per noi ragazzi che comunque i cittadini. Ci puoi dare una valutazione da 1 a 10? Io direi 8 o 9. Allora, il progetto è molto interessante e soprattutto come è stato affrontato, visto che avete prima valutato le tematiche della zona, le problematiche e avete proposto quello che manca soprattutto per chi abita qui, quindi per bambini, per genitori e per persone anche che lavorano, quindi che possono anche uscire dal posto di lavoro e trovare anche un punto dove fare anche una pausa, non solo dove portare i bambini a giocare al parco. E vi faccio i complimenti perché avete affrontato molto bene il lavoro, sfruttando anche internet, i social, tutto ciò che insomma offre adesso a voi, alla vostra generazione, potete fare un lavoro di questo tipo. Complimenti.